Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Little Hope. Preparatevi al peggio ragazzi, anche il terzo mostro passa all'attacco e le nostre vite saranno costantemente in pericolo, mentre proviamo senza riuscirci a trovare una via di fuga dalla città con i mostri sempre pronti a colpire. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Se vi ricordate ci siamo barricati all'interno della chiesa, dato che il demone impiccato di Taylor ci stava dando la caccia. Tuttavia sul finale abbiamo assistito anche al decesso nel 1682 dell'antenato, chiamiamolo così, del caro buon Daniel, il che vuol dire che molto presto incontreremo anche il suo demone. Allora diamo un'occhiata in giro, aspetta, cominciamo subito con la cartolina, ma che bello. Allora c'è Andrew che sta fuggendo assieme a, non ho capito chi sia, e hanno, aspetta, si sono rintanati all'interno di una, sembra una sorta di fogna o altro, e hanno potuto chiudere la porta. È un quadro con cornice bianca, il che vuol dire che è una premonizione positiva. Come potete vedere ce ne mancano ancora un paio di queste premonizioni e poi dovremo riuscire a sbloccare il trailer del prossimo capitolo, che uscirà ovviamente nel 2021. Se ho capito bene saranno ben 4 giochi e non 3. Se guardate bene il primo episodio, quando il curatore prende il libro di Little Hope dalla mensola, ci sono 4 libri e non 3. Mi sbaglierò, però. Allora, diamo un'occhiata, vediamo se troviamo qualcos'altro che non sia un jumpscare, possibilmente. Una bella letteronza. Non spaventati. Assistente, posso leggere la lettera che ho trovato in chiesa? Cortesemente, vada via che lei nelle chiese brucia viva. Tanto cielo. Io ci ho provato, ragazzi, spaventati. Ha provato a jumpscherarmi, ma l'ho sentita entrare dalla porta. Vada via, per favore. Tornando a noi. Siamo soliti considerare le parole anima e spirito come intercambiabili. Sono parte di ciò che ci rende noi stessi per quanto invisibili. In senso biblico sono concetti distinti. Aspetta che adesso mi guardo alle spalle ogni tanto. Lo spirito è la nostra forza vitale, purificata dal sacrificio di Cristo. L'anima è ciò che ci rende unici, come la nostra personalità, i nostri pensieri e le nostre propensioni. Non ci ho capito una ciolla di niente, ma ho dettagli. Aspetta, c'è anche una scritta sulla parete. Dio ci ha abbandonati, penso voglia dire, e credo che si riferisca al momento in cui gli abitanti di Little Hope sono stati costretti ad andarsene, dopo che la città è andata in malora. Daniel mi ha fatto prendere un colpo. Ci sono anche degli strani disegni qua alla parete. Vediamo un po', una fotografia che ovviamente ritrarrà alcuni dei nostri protagonisti. Vediamo un po'. Questo posto è pieno di sosia. Questo prete è l'immagine sputata di quel predicatore. È vero. Sembrano la stessa persona. Ed è probabilmente lo stesso prete di cui abbiamo letto sul giornale, quello che era invischiato probabilmente in riti satanici. Vabbè, ok, pagani, ma ovvio i dettagli. Segue ogni nostro movimento. Sì, state buoni, per favore. Stai lontano dalla finestra, genio. Qui invece abbiamo dei nomi. Vediamo un po'. Probabilmente si tratta di nomi dei precedenti preti o altro. Uno è stato cancellato, ad esempio. Guarda un po', proprio quello di Simon Carver, ovvero il pastore che ha iniziato questa caccia alle streghe nel 1692. Questi sono tutti i pastori di Little Hope. Quindi vuol dire che probabilmente anche Carver è morto nel 1692. Oh, stanno cercando di sfondare. Potrebbe essere un problema. Ciccio, allontanati dalla finestra, ti ho detto. Oh no, sono proprio qua fuori. Sono proprio tanto qua fuori. Non mi jumpscherare. Tua nonna in cariola! Cazzo! Mi son preso uno spavento assurdo. Ma come? Uscite dall'esatto punto in cui è spuntato il coso. Ma siete scemi nel cervello. Oh oh, è arrivato. È arrivato il mostro di Daniel. Nascondiamoci, presto. Ma nascondiamoci dove? E davanti a voi, santo cielo. Non credo sia cieco, capito che c'è un po' di nebbiolina. Questo è il momento che abbiamo visto in una delle premonizioni. Ok, diceva che nascondersi era male? Oppure no? Ho un dubbio esistenziale? Oh mio Dio. Anche perché Daniel penso che sia l'unico che possa morire per il proprio demone. Quindi, senti, io lo affronterei, tanti saluti. Però c'ho i dubbi. Aspetta, posso in teoria... recuperare le premonizioni. Ok, mi sbagliavo. Non c'era nessuna premonizione. Mi ricordavo effettivamente questa. Ma probabilmente deve ancora cadere perché dietro di lui c'è un albero. Mentre qua non c'è nulla, affrontalo. Affrontalo assolutamente, non possiamo far finta di niente. Salve signore, oh lo posso coltellare. È vero che lui c'è il coltello. Aspetta, vai. Oh, vedi che ti passa la voglia. Perfetto, l'arma ci è tornata utile. Occhio ciccio. E riaccoltella di nuovo. Bastardone, è che questo è abituato a essere coltellato e trafitto. Ma la lama l'hai lasciata lì. Ma sei pirla? La lama l'hai lasciata lì. Ma sei scemissimo. Oh no, l'abbiamo solo fatto arrabbiare. Forse l'abbiamo rallentato un attimino. Di sicuro il nostro rapporto con John deve essere migliorato. Non è finito, vero? Ragazzi, credo ci stia ancora inseguendo. Dove sei? Taylor, coraggio! Di qualcosa!
Autorità? Sì, dobbiamo assolutamente far qualcosa, non facciamoci prendere dobbiamo dal panico. Aiutarla ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci. Cosa? Taylor è nei guai! Oh, stanno arrivando, corri! Corri e tanti saluti! Cioè, stiamo per passare a Taylor, eccola qua! È ancora all'esterno della chiesa, pensavo fossero fuggiti! Quindi adesso sono due demoni che ci attaccano in un'unica volta. Daniel! Oh no. Oh, si è persa nella nebbia. Oh, Taylor, cosa Taylor, hai fatto? Sei tu? Non vedo niente. Non vedo niente. Vai a sinistra o vai a destra? E io come faccio a saperlo? Anghingo. Allora, nel dubbio io vado sempre a destra, non chiedetemi perché. Ti prego. Sei tu? Io sono qui. Ok, è lui, perfetto, perfetto. Taylor! Che succede? Taylor cosa? Ah, ok, credevo di avessi il mostro dietro, mi l'ha preso un colpo. Che bello rivedervi. Non ci speravo più. Ragazzi, qui stanno arrivando. In pericolo. Sì, assolutamente. Vediamo di levarci dei maroni molto in fretta. Tanto loro in un modo o nell'altro ci trovano comunque. Ok. Devo respirare. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Riposiamoci. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Nessuno è al sicuro. Non ora. Riposiamoci un attimo. Oila. Buongiorno, principessa. Quanto abbiamo dormito? Dimmi almeno un paio di orette. Dormi? Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? La bambina non è colpevole, a mio avviso, ma una cosa è certa. Siamo in trappola, quindi non c'è molto che possiamo fare. A volte non si scappa. Non possiamo fermarci. Dobbiamo riuscire a capire da dove viene la nebbia. Forse la bambina, Mary, può aiutarci in qualche modo a uscirne. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina? Quella che continua a fuggire? Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista. È tardi per fare qualcosa. È così. È finita. Ma va assolutamente. No, Mary non è malvagia. Chiaramente lo scorso episodio il curatore ci ha detto che la ragazzina è solo incompresa e ha fatto un errore. Forza ragazzi, restiamo uniti, dannazione. Dobbiamo provarci. Lo dobbiamo agli altri. E a noi stessi. E lo dobbiamo anche ad Angela che è sparita. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Oh, ci hanno già trovato di nuovo. Santo cielo. Cos'è stato? Ho sentito la voce di Angela. Quel mostro è tornato per finirmi. Giurerei di aver sentito la sua voce. Presto. Ragazzi, io non sento nessun mostro. Stiamo calmi. Anche perché purtroppo abbiamo lasciato indietro l'unica arma. Angela, sei viva! Angela! Oh mio Dio, lo dicevo io. Vacci piano. Sono delicata. Pensavo fossi morta. Come sei riuscita a trovarci? È bello rivederti. Smettila, mi metti in imbarazzo. Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto. Sei una donna forte. Taylor che le fa così un complimento. Così la banda è riunita. Avete trovato gli altri, bravi. In realtà sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante. Quindi ce ne sono altri. Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vederle. Hai perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Bene. E mi sembra addirittura un po' più simpatica. Sentito? Ho sentito. Sembrava vicino. Continuiamo a scappare. Oh, sta arrivando anche il suo. Ho sentito il rumore delle catene. Però dobbiamo smetterla di continuare ad andare in mezzo ai boschi. Dobbiamo ritornare sulla strada, ragazzi. Così giriamo a vuoto in mezzo alla foresta. Devo scendere. E almeno in città abbiamo la visuale libera e quindi riusciamo a vedere quando arriva una creatura o altro. Ok, sembra tutto tranquillo per fortuna.
Appena detto, come non detto. Corri, devo star zitto. Ehi, con calma. Ma con calma cosa, ciccio? Un attimo. Andrew, aspetta. Oh no, si separano di nuovo. L'unica cosa che non dovevate fare è separarvi, ragazzi. Oh, perfetto. Non abbiamo ancora visto il demone di Andrew e neanche quello di John. Professore, Angela, siete lì? Oh, porco cane, stavo per farlo scivolare. Non, ragazzi, mi ero accorto del quick time. La nebbia è fittissima in questo punto. Ok, sono pronto. Dove diavolo siete? Amici. Sento rumori brutti. Ok, vedo Daniel. Oh no, vedo cose brutte. Oh no, vedo cose brutte. Gioco, sei un bastardo. Gioco, sei un bastardo. Che faccio? Allora, aspetta. Nella visione c'era Daniel che veniva trafitto male. E purtroppo il pirla non ha più il coltello. Quindi non ha modo di difendersi. Senti, salviamo Taylor. Per adesso vediamo di salvare Taylor. È quella che effettivamente rischia di più, a mio avviso. Ce la fai? Ce la fai, ciccio? Veloce. Ok. Tira la lingua. Schifo sta roba. Vai, coso. Ce la facciamo. Vabbè, quanto è resistente. Dove sono gli altri? Abbiamo bisogno di aiuto? Dammi la mano, Taylor. Non lasciarmi. Coccane, dai. Resisti. Sei un imbranato, santo cielo, Andrew. Ok, è fatta. Dai che ce la facciamo. Oh, maronne, qua mi ci muore soffocata. Taylor, qua mi ci muore. Resisti. Bravo, bravissimo, vai e olè. Alla grande. Ok, ci vogliamo concentrare anche sull'altro ragazzo, se possibile. Ok, ce l'ha fatta scappare. Incredibile, ma vero? Ok, il mostro si è impiantato sull'albero. Per un secondo ho temuto il peggio. Ok, sì, ma non potete farmi venire ste ansie. Oh, questa volta rischiavamo di perderli entrambi. Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci. Nemmeno io, ragazzi, aspetta, nemmeno io. Siamo ancora in questa città di merda. E quei mutanti sono ancora lì. Non fermiamoci. Non vedo l'ora di conoscere il demone di John, santo cielo. Sarà simpaticone. Signore, le chiamo qualcuno? La vedo impiantato proprio tanto male. Non ce la fa lui proprio. Si è impiantato sulla betulla lì, cos'era. Oh, salve. È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Sagge parole. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno? Forse comincia a essere evidente, non è vero? Sì, lei mi sta prendendo per il culo. Questo è poco ma sicuro. Ok, delle carte. Cosa, ci fa un numero di magia, buon uomo? Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate, neanche un'anima perduta. Stai andando molto bene. Continua. Grazie. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Un sacco di morti e tantissimi porchi. Cosa di sinistro sta per accadere? Ok, eccoci qua di nuovo coi ragazzi. Per fortuna che c'era John ad aiutarci, oppure non penso che saremmo sopravvissuti. Oh mio Dio, vediamo un po' se troviamo un'uscita da sta maledettissima città. Dobbiamo fermarla. Sono certo che la rivedremo presto. Può sembrare folle, ma forse se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Io sono stata attaccata dopo la sua morte. Aspetta che qua dietro c'è un tavolo da picnic e immagino la classica cartolina. Ok, me ne manca solo una dopo questa ed è fatta e le avremo tutte. Gada, catch em all. Ok, e nella visione abbiamo loro che si rintanano nella casa. Ok, e barricano la porta con un martello, che peraltro sarebbe anche un'ottima arma. E va da sé che questa è ovviamente l'ultima premonizione positiva. Quindi ce ne manca ancora una di morte, ancora l'ultimo presagio di morte, ed è fatta. Mentre invece da quest'altra parte abbiamo una targhetta. Aspetta, la tomba di Mary Milton, della ragazzina del 1692. Qui riposa Mary Milton. Fu lei a muovere la maggior parte delle accuse contro le presunte streghe. Il pastore Carver la prese sotto la propria protezione per istruirla e accompagnarla nella preghiera, prima che incriminasse diversi abitanti del villaggio. Il suo ruolo controverso all'interno dei processi alle streghe attirò l'odio dei residenti, che decisero di seppellirla ai confini della città. Ah, speriamo di fare luce su questo stranissimo caso, dannazione. Tuttavia è vero, non sappiamo né quando sia morta, né le cause effettive della morte. Mi domando davvero perché padre Carver si sia invischiato in tutti questi omicidi. Era chiaro che aveva a che fare con l'occulto, ma
voglio dire, mi aspettavo una motivazione più valida. Ecco spiegato il bagliore. Ok, sì, ma sono radioattive, non sono lucciole normali. Ragazzi, allontanatevi da lì. John soprattutto. Non pensi? È fenomeno strano. Non toccare le lucciole. Oh, sento odore di jumpscare. Eccolo che arriva, eccolo che arriva. Me lo aspettavo tantissimo. Porco cane. Buongiorno, signor Abram. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ah, mi sono sbagliato! Quindi Tabitha non era la madre, ma era la sorella. Beh sì, effettivamente sarebbe stata troppo giovane per essere la madre. Giusto, giusto. Ma quando dice distruggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. È solo una pedina nelle mani del prete, avanti. Se la corte ascolterà, testimonierò. I processi una volta erano praticamente una gigantesca farsa, perché chiunque arrivava diceva: ho visto quello che faceva quella cosa lì, e tutti subito che gli credevano. Poi arrivava qualcun altro e credevano al secondo. E era un casino, era un disastro. Non c'era modo di conoscere la verità. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla, per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone, ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi, ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Ok, o gli diciamo di denunciare la ragazzina o che il colpevole è il prete. Beh, sappiamo che il colpevole è il prete. Abbiamo praticamente la sua Bibbia. Vediamo se ci crede. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. Ma non è vero! Porco cane, siamo tornati nel presente. Mi serviva più tempo per provare a fargli cambiare idea. Mossa sbagliata. Difendere la bambina ci costerà caro, e lo sai. Spero ti sbagli, per il nostro bene. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Il sosia di Andrew, Abram, stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Una mossa astuta. Non posso crederci, cazzo. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia. Come stai? Di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Beh, sentirmi parte della squadra. Non ha nessun senso. Ed è bello. Per nulla. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. Ci serve un eroe o la situazione è seria? Ma sì, dai, scherziamo un attimino. Avrebbe fatto comodo un... come si chiama... un paladino? O un chierico? Cazzo! Non sapevo ti piacessero i videogiochi. Ci sono un sacco di cose che non sai. Sono piena di sorprese. Vedrai. Oh, porca di quelli per porca! No, 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 no! Porco cane, striper porco cane, stra mega super porco cane! Ok, ok, liberati, liberati, corri, 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 corri Taylor, proprio un sacco! Alzati ragazza, alzati.
Daniel? Daniel la devi salvare, sì, ma gli altri? Taylor! Dove sei? Dov'è? Dov'è? Taylor. Dov'è? Segui i suoni o segui il movimento? Quello era un cervo! Era chiaramente un cervo, segui i suoni! Ok, dimmi che la troviamo in tempo, non posso Taylor. Perderla! È quella che ha rischiato di più la morte fino adesso, questo è poco ma sicuro. Tu? Eccola! Eccola! Ok, l'abbiamo trovata! L'abbiamo trovata tantissimo! Tieniti forte! Cane. E non mollarmi per nessun motivo! Ok, eroismo, via da qui o aiutami? Dobbiamo essere eroici! Dobbiamo essere eroici! Vai via! Mi salvo io in qualche modo! Lasciami, mettiti in salvo con gli altri! È lui che fa, è lui che fa! No, 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 ha mollato, l'ha presa! Ma sei scemo nel cervello! Buona! Datti buona, questa non può resistere ancora per molto! Ok, devo picchiare, aspetta, 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 vai, 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 vai! Ah, mordi! Giusto! Ok, ok, aspetta, 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 continua a mordere! Continua, ti strappo via la lingua, morsi, eh! Porco cane! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta a liberarci, incredibile ma vero! Ok, non ci segue! Non ci segue più! Che cazzo era quello? Ancora, ma è lo stesso demone che ti insegue da due ore, ciccia, eh! Però è sparito! Aspetta un attimo! Abbiamo affrontato le nostre paure e i nostri demoni interiori, essendo eroici! Quindi lei si è salvata! Ah, infatti ho sbloccato un achievement che si chiama Demoni Interiori! Neanche a farla apposta! Oh mio Dio! Quindi dobbiamo combattere contro la nostra stessa natura! Effettivamente il curatore ci aveva dato delle informazioni in merito! Usciamo da questo maledetto bosco, parleremo per strada. John, ad esempio, dovrebbe essere più eroico e dirigere meglio la squadra. Oh mio Dio, non ci credo ancora che siamo vivi. Mamma mia, l'ansietudine però. Quindi in teoria il demone di Taylor non dovrebbe più comparire. Oh oh, mi sa che mi sbagliavo. Guardate in basso a sinistra. Quella è la corda della donna impiccata. Ci sta ancora seguendo. Guardate adesso a destra, la vedete? Ancora ci sta seguendo la bastarda. E probabilmente, se guardiamo bene, ci saranno anche gli altri. No, via, via di qua. C'è un'altra struttura là davanti, sembra una vecchia fabbrica. Taylor mi ha fatto cagare in mano, voglio essere onesto. Qualunque cosa fosse, non ritornerà. Spero di no. È solo questione di tempo prima che ritornino. Non è una prospettiva molto incoraggiante. Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è bugiarda e falsa. Costringerla a rispondere. Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Abbiamo una sola occasione. Se la sprechiamo, non ne avremo altre. È finita, quindi sono pronta davvero a tutto. Forza, diamo un'occhiata. Guardate un po', abbiamo l'ultima cartolina. Quindi sarà un presagio di morte. Vediamo la morte di chi. E la risposta è... Parapapà! Oh! Ok! Sappiamo come morirà John. Ovviamente, schiacciato... Aspetta, aspetta, quindi le abbiamo tutte, il che vuol dire che se ritorno al menu dovrei poter sbloccare il trailer, trailer, trailer. Sto cliccando A ma non succede nulla. Perché non me lo ha sbloccato? Ma non ce ne sono altre, dovrebbero essere tutte. A meno che non ce ne siano due qua sotto. No, 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 sono tutte. Dammi il trailer, forse ce lo darà alla fine del gioco, bastardone. Ok, bando alle ciance, troviamo un modo per entrare all'interno della struttura. Soprattutto cerchiamo di non essere né trafitti né schiacciati. Aspetta, aspetta, abbiamo un articolo di giornale che parla del sindaco favorevole all'operazione immobiliare. Con la chiusura si temono nuove ondate di proteste. Ed è quello che è accaduto, abbiamo trovato i cartelloni ancora in uno dei primi episodi. Da quest'altra parte invece c'è un coso pubblicitario per il sindaco Carver. Probabilmente Samuel Carver è uno dei discendenti del prete del 1692. Oh, certo, vota Carver sindaco, 666, per un futuro migliore, Samuel Carver. Ok, non ci resta che passare dalle scale, forse c'è una porta al secondo piano, sì. Ok, siamo fortunati, ragazzi, pesa culoni però, potete anche dare una mano. Hey! Oh, è arrivato Vince, buongiorno, che piacere rivederla. È pericoloso. Ma non è vero. Si renda conto in che casino siamo. Presto. Entriamo. Ah, lo abbandoniamo lì fuori? Ma fatelo entrare quel povero Cristo. Dai, non possiamo lasciarlo là fuori. Beh, è abbandonata da parecchio tempo. Ah, porco cane! Mi son preso un colpo assurdo. Oh, di nuovo Abram. È giunta l'ora che io parli al giudice. Bravo. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. E basta con sto diavolo! Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno.
E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Ma quali prove? Ma quali prove? Questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è indubbio. Ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Io posso assumermi la responsabilità della bambina, se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? Ribadisco, io sono convinto che la bambina sia innocente, quindi cerchiamo di essere comprensivi. È difficile, lo sarebbe per chiunque. Mary è una bambina. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'inizio. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minandone l'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza, di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Ma no, ma dai! Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Niente da fare, non siamo riusciti a convincerlo della colpevolezza del prete? Forse c'è ancora tempo in qualche modo. Ok, almeno ci possiamo rifugiare qua dentro. Raccontatemi. C'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che è una vittima anche lei. No, male, molto molto male. Merda. Ora che succede? Questo ci aiuterà, per forza. Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi. Siamo in una sorta di fabbrica tessile, direi. Oh no, ok, l'uscita è sotto. Oh no 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 no, rimaniamo qua dentro. Che cazzo? Non possiamo restare, andiamo via da qui. E allora perché siete entrati? Ok, buono gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Mamma mia, è un miracolo che siamo ancora tutti vivi. Nei commenti fatevi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!